ragazzi, bentornati sul canale e per chi è la prima volta che capita nel nostro canale, benvenuti. Io sono Caterina e questo canale non è gestito soltanto da me, ma è gestito da me, da mia sorella Michela. Oggi sono qui per parlarvi di un grandissimo flop del quale ci tenevo a parlarvi, appunto, perché mi ha deluso tantissimo, quindi vi volevo mettere in guardia nel caso foste attratte da questo tipo di oggetti, perché per me sono stati un grandissimo flop. Allora, non parliamo di make up oggi, ma parliamo di gioielleria, no, non di alta gioielleria, ma comunque di bijou, di bigiotteria, e appunto potreste cadere in tentazione perché questo marchio è rivenduto in tante gioiellerie, ci sono quindi dei corner con questo marchio, poi ci sono tanti store proprio dedicati solo di questo marchio. Il marchio in questione è Rebecca e sicuramente appunto molte di voi lo conosceranno. Allora, cosa è successo? Ero stata attratta appunto anch'io da questa vetrina e mi piacevano dei bracciali che sono i bracciali classici. Adesso ve lo vado pure a mostrare, questi bracciali qui con tutte le palline ai quali potete, diciamo, appendere tutti questi charms. Con questa moda dei charms è carina, personalizzata, e quindi mi era piaciuta l'idea. Cosa è successo? Che mi è stato regalato il braccialetto e sono stata molto contenta di riceverlo, perché appunto era carino poi costruirselo, le solite cose, adesso col Pandora, con tutte queste cose qui, diciamo, si sono rifatti a queste idee quasi tutti, e si era rifatto anche su Rebecca praticamente. Che è successo? Per prima cosa ho avuto problemi con uno dei charms, che è questo qui, che ha appunto l'orsetto. Cosa era successo? Che questo brillantino che c'è in petto all'orso praticamente era lentissimo, nel senso che l'avevo toccato, lo vedevo strano, l'avevo toccato e avevo visto che stava per cadere. Così, cosa ho fatto? Appena ricevuto il bracciale, cioè ne manca a dirlo, dopo un po' era caduto, appena ricevuto. Cosa è successo? Beh, può capitare, l'ho portato in assistenza, poi parentesi, questo store, che non vi dirò qual è perché comunque non è carino, comunque le persone che ci lavorano all'interno sono abbastanza scorbutiche, quindi antipatiche, non è stato neanche tanto carino averci a che fare, perché non sono tanto, diciamo, il commercio secondo me è una cosa che deve piacere, o comunque si deve fare bene, perché comunque si deve avere a che fare con le persone, e secondo me è importantissimo avere un buon approccio se si fa questo lavoro, altrimenti è davvero sconsigliato. Io ci tengo particolarmente appunto al customer service, a questo tipo di approccio con le persone. Comunque, vabbè, antipatici, non ci interessa. Comunque mandiamo questo orsacchiotto in assistenza, me lo, insomma, lasciamo tutti i dati, così lasciamo le cose, e poi mi arriva nuovamente. Ok, questa è stata la prima cosa. Adesso, ragazzi, sto apposta toccandolo, e non vi voglio dire una stupidaggine, ma si muove anche questo, quindi vabbè. Non voglio parlare neanche di questo perché la cosa grave non è questa, era solo per anticiparvi quello che poi vi andrò a dire adesso. Questo bracciale è, adesso non mi ricordo precisamente, allora ve lo vado a leggere in cosa è fatto, tipo in acciaio, una cosa del genere. È fatto in acciaio e praticamente... Vabbè, è fatto in acciaio e praticamente dicono che comunque è un materiale resistente, che non si scolorisce ovviamente, se non va a contatto con acqua, profumi, creme, tutte queste robe qui, e che quindi ha una buona resistenza, eccetera. Ragazze, il mio problema qual è stato? Io l'ho indossato sì e no due volte, non mi ricordo neanche di averlo indossato due volte, tipo una o due volte. E ragazzi, io sono fissata, a parte che non uso profumi, non avevo messo creme, figuriamoci, assolutamente nulla avevo fatto, avevo semplicemente indossato il braccialetto, non era neanche estate, manca di col sudore, con chissà cosa, l'avevo indossato e basta. Comunque ragazzi, dopo neanche due utilizzi, dopo averlo neanche da un mese, il bracciale si è scolorito. Ora ragazzi, è passato un po' di tempo, perché ormai lo tenevo buttato qua dentro, perché ho detto... aspettiamo, magari mi risponderanno, perché poi ho anche scritto appunto all'assistenza, eccetera, ma nessuno se ne è assolutamente fregato di rispondermi. E come vi dicevo, adesso figuriamoci, dopo questo tempo che è stato qui nel suo cofanetto, eccetera, il bracciale, se anche proprio sapete quando acquistate qualcosa di bigiotteria così, e quando si passa un po' di tempo, magari non lo utilizzate mai, si ossida. È successa la stessa cosa, si è ossidato, fa schifo, sembrano quei braccialetti, non so,
che trovate sulle bancarelle, veramente, ma neanche. Certi bracciali che trovi nelle bancarelle sono buoni. Questo è indecente, ragazzi. La cosa che mi fa più arrabbiare è che è costato un bel po' di soldi, se non vi dico una stupidaggine, sui 70 euro, ma comunque ora non mi ricordo il prezzo preciso, ma sicuramente tipo più di 50, 60, 70, 75, ora non me lo ricordo neanche più. Ma veramente indecente, perché un braccialetto che costa così tanto non si può scolorire così, non può fare sta fine orribile. E poi io ho contattato l'assistenza, sarebbe stato decente almeno rispondermi, perché ormai il negozio era inutile andare, perché il negozio mi avrebbe detto vabbè, puoi anche averlo rovinato tu. Ma io so che non è così e l'assistenza deve appunto assistere il cliente, perché io è come se avessi preso, no, me l'hanno regalato, però questi soldi che sono stati presi per comprarlo sono stati presi e buttati direttamente, quindi veramente indecente, veramente io mi sento di sconsigliarvelo, quindi assolutamente devo fare assolutamente un video, perché cioè uno compra una cosa, ma veramente ho dei prodotti, ho degli articoli che compro in un negozietto della mia città che ha tante cose carinissime che non sono gioielleria, vende anche cose di gioielleria, però in generale vende bigiotteria. Ma questi articoli io li ho messi un sacco di volte, li tengo nel portagioie e non si sono ossidati, sono fantastici, sono meglio di prima quegli oggetti, li ho pagati anche 10, 15, 20, 5 euro, 7 euro, questo è stato pagato più di 50 euro, più di 60 euro e fa schifo, ragazzi, veramente. Scusatemi, ma ci tengo proprio a dirvelo, perché io adesso sto bracciale l'ho tenuto tutto questo tempo qua dentro, perché appunto volevo un'assistenza, non sapevo come fare, ho chiamato di qua, di là, ma non se n'è fregato nessuno, quindi io vi voglio assolutamente sconsigliare questo marchio. Anzi, ragazzi, ovviamente questa è la mia opinione, la mia esperienza, ma può essere pure che qualcuna di voi si è trovata benissimo e io, cioè, nel senso, non è che quello che dico io è legge, è la mia, il mio, diciamo, è diciamo la mia esperienza orribile, ma può essere pure che qualcuno di voi si è trovata benissimo e mi fa piacere se ce lo dice nei commenti e così via, però questa mia esperienza ci tenevo a condividerla perché io ho riscontrato questa cosa e dovete saperlo, perché comunque è una recensione e magari se dovete comprare un prodotto di questo marchio ci pensate una volta in più, quindi per questo ho voluto realizzarvi il video. Adesso cosa ci farò, cosa ne farò? Praticamente ho detto beh, me lo metto così, quando si è fatto più merda di che di quello che è, scusatemi, però lo butto, che devo fare? Cioè non è una cosa che sta a 10 euro, è una cosa che sta, ve l'ho detto, 70 euro, non so quanto, ma veramente fa schifo.